Torniamo in diretta facendo un tentativo di collegamento con due persone particolari, due camminatori che stamattina sono partiti da San Giovanni Rotondo in direzione del Santuario Madonna della Libera di Cercemaggiore in provincia di Campobasso. In collegamento con noi c'è Ruggero Ruggiero, guida ambientale escursionistica che ci racconterà, ecco, li vedo nel maxischermo alle mie spalle, che ci racconterà il perché, il motivo di questo cammino che appunto, come dicevo un istante fa, parte da San Giovanni Rotondo per giungere al Santuario Madonna della Libera di Cercemaggiore in provincia di Campobasso. Ecco, vediamo anche una foto del santuario che rappresenta la destinazione dei nostri amici camminatori. Ruggero, allora raccontaci di questo cammino, come mai vi siete messi in marcia? Bene, ciao, grazie a te per averci chiamato, grazie a tutte le persone che sono collegate, che in un certo senso ci faranno compagnia. Siamo in una posizione un po' precaria, come potete immaginare, ma camminare anche questo. Ok, proviamo a tenerlo così. Proviamo a tenerlo così, Marco, che è uguale. Allora, siamo io e mio cognato, Marco. Ciao a tutti. Abbiamo deciso di fare questo cammino, ce ne sono tantissimi per due ragioni. Uno è un obiettivo, un altro invece è un valore intrinseco che è alla base di questo metterci in viaggio. L'obiettivo è quello di fare una traccia, quindi fare questo tipo di percorso, mapparlo attraverso un po' tutti i vari punti tappa, i punti acqua, i luoghi in cui potrebbero esserci aspetti culturali, sociali, religiosi da portare maggiore attenzione e nello stesso tempo, una volta realizzato questo materiale, poterlo donare al comune di Cercemaggiore per poi essere fruito da parte di chiunque vorrà percorrere questo tratto di sentieri di circa 130 km. Questo è l'obiettivo del cammino, ma come ti dicevo prima, alla base c'è un valore per noi importante, per me e mio cognato Marco, perché è un cammino che stiamo dedicando all'altro nostro cognato. Infatti questo cammino e questo tratto abbiamo pensato di chiamarlo proprio il Cammino di Franco, non perché serviva un altro cammino, ce ne sono migliaia ormai in Italia, ma perché vogliamo in questo modo celebrare la memoria stessa di nostro cognato che è venuto a mancare per il Covid e quindi sensibilizzare ancora una volta su questa tragedia immane che ci è successa e poterci permettere un istante per riflettere su questo tipo di brutta cosa che ci è accaduta. E quindi siamo qui per questa ragione. È molto bello quello che state facendo per i vari motivi che ci hai spiegato, tutti molto, molto importanti, anche perché poi, lo dicevamo qualche istante fa, siamo ormai nel pieno dell'estate ed è bello riuscirsi a ritagliare dei momenti, in cui, ecco, dedicarsi a se stessi e il cammino è quella dimensione che ci aiuta, insieme a uscire fuori di casa, ma paradossalmente a fare un viaggio interiore dentro noi stessi che molto spesso, ecco, a casa non riusciamo a fare. Per cui ad avercene di cammini e di camminatori come voi, da questo punto di vista la tua professione è molto importante perché ovviamente al cammino non ci si può approcciare in maniera improvvisata, bisogna prepararsi e diventa fondamentale anche rivolgersi a delle guide esperte. Tu sei una guida ambientale escursionistica, raccontaci brevemente di questa tua professione che sicuramente è anche una grande passione. Ma allora, innanzitutto una premessa che secondo me è indispensabile. Il camminare non è una frase mia, l'avrei tanto voluto coniare, di fatto è un atto rivoluzionario, perché il camminare in maniera lenta nei boschi significa praticamente andare un po' controcorrente verso
un mondo che invece corre a mille. Qual è il valore di camminare in maniera lenta? È quello di scoprire passo dopo passo le bellezze e sorprendersi per quello che si trova avanti, che spesso sono cose abbastanza usuali, vediamo sempre, ma inedite se osservate in una maniera consapevole. Io, come guida ambientale escursionistica olistica, coniugo le attività di trekking e di cammino anche tutto quello che è il benessere mentale. Abbiamo un'associazione, io e Marco siamo relativamente presidente e vicepresidente, e abbiamo il nostro segretario Cristiano Peroni, che non è venuto in cammino con noi, con cui abbiamo costituito questa associazione, si chiama Sentieri Olistici, come sede Termoli, dove viviamo, dove appunto valorizziamo le attività di trekking, di cammino e di escursione, coniugando un po' tutta quell'area di benessere mentale che ci aiuta tantissimo. È una passione, nel mio caso, che nasce da diversi anni. Mio padre era uno degli scout più vecchi che si stavano in Italia, e quindi ha tramandato un po' questa passione a me e ai miei fratelli, e quindi il camminare ha sempre fatto parte della nostra vita e della nostra esistenza. Io continuo a farlo, come giustamente detto, in un ambiente naturale in piena sicurezza, che è alla base di ogni buona riuscita di un trekking. Concepirlo perché sia sicuro, ancor prima che bello e profondo. Ed è molto importante, perché poi tante volte durante la bella stagione purtroppo sentiamo di notizie che non sono sempre belle, perché il mare e la montagna, insomma, l'avventura fuori porta può riservare anche spiacevoli sorprese se non siamo attenti, equipaggiati e magari guidati dalle persone giuste. Ruggero, io sono davvero molto felice di questo collegamento che abbiamo fatto stamattina, della chiacchierata che abbiamo fatto insieme, per cui a mia volta dedico questa piccola intervista al vostro compianto Franco e a tutte le persone che, come dicevi tu, purtroppo durante la pandemia hanno perso la vita. E con questo vostro gesto, con questo vostro cammino, è bello tributare alla loro memoria un pensiero sentito, profondo. Per cui grazie, cari camminatori, per questo vostro gesto. Buon cammino verso il santuario della Madonna della Libera di Cerce Maggiore. Ricordiamo ai nostri amici telespettatori che siete partiti stamattina da San Giovanni Rotondo. Ecco, quando arrivate a Cerce Maggiore, inviateci una cartolina. Assolutamente sì, assolutamente sì, vi manderemo una cartolina e un ringraziamento per questo collegamento. Grazie a voi e buon proseguimento di cammino, e quindi ci risentiamo presto. Mi auguro che questo sia un arrivederci. Assolutamente sì, grazie a te e tutti i tuoi ascoltatori, e complimenti per quel lavoro stupendo che portate avanti, di sensibilizzazione anche casuale, perché poi è nato tutto così casuale, evidentemente poi tanto caso non c'è, ma c'è forse anche qualche intervento divino. Assolutamente, sono assolutamente d'accordo con te. Grazie Ruggero, buon cammino. Ciao, ciao, a presto. Noi invece ciao, noi invece ci fermiamo soltanto per qualche istante, poi ritorniamo nuovamente insieme.